relazione per me è molto emozionante in alcuni punti, è veramente bella, suggestiva. E, vogliamo magari fare adesso un giro di questioni, visto prima di dare la parola al professor Vinci, se ci sono. A me risulta difficile perché sono tentato di fare il passo verso Adorno e di porre domande a partire da Adorno, però me le tengo magari per la tavola rotonda, quindi se avete questioni più direttamente hegeliane magari. Ne pongo io un amico, sono, aggiungo all'intervento che tu hai fatto, però una sola cosa, nello spirito del cristianesimo, e questo dovrebbe dare il passaggio che ci piace, il tuo intervento, cioè quando tu giustamente ricordavi il passaggio dall'idea alla natura, in fondo anche nello spirito del cristianesimo il problema della natura è decisivo il problema della natura, ed è decisivo, e qui mi ricollego anche a un punto del discorso di Giovanni, il problema del lavoro è decisivo proprio nel momento in cui fai conto del cristianesimo, e da questo punto di vista sono importantissimi secondo me il passo sull'ultima cena e il passo sui miracoli, perché lui nel momento in cui deve ricordare che Gesù fallisce, che anche Gesù fallisce, quindi che quindi anche l'innocenza di Gesù è colpevole, e che Gesù appunto non è quello che dice di più, anche l'anima bella eccetera eccetera. Perché però questo avviene? Perché mentre nell'ebraismo c'era la dominazione della natura, nel cristianesimo la natura viene divorata, cioè il punto del problema dell'ultima cena è quello, nel cristianesimo la natura viene divorata, e quindi nel momento in cui viene divorata riappare. E non è un caso che quando lui nel frammento sull'ultima cena c'è, proprio lì lui dice mangiare il pane non è come lavorare la statua, cioè il greco lavora, l'ebreo domina, il cristiano divora. Questo è il punto secondo me dello spirito del cristianesimo, cioè la natura viene dominata dagli ebrei, l'amore cristiano la divora, e nel momento in cui la divora non la distrugge, cioè la divora, e nel momento in cui la divora ne è soggetto, perché la natura divorata riappare, no? Il cristiano ha l'impressione che Dio gli si sciolga in bocca e avrà di nuovo fame, e il greco invece la natura la lavora, e quello è il cuore del cristianesimo, cioè quello è il cuore di tutto lo spirito cristianesimo e il suo destino. E la stessa cosa è il miracolo è un'interruzione della natura, ma un'interruzione dell'intelletto, che però è ancora sotto la catena casuale dell'intelletto. E invece ancora una volta il greco lavora la natura, le dà una bella forma, quindi domina, cioè quello è un superamento dell'intelletto, mentre il miracolo cristiano è un'antinatura che però è ancora natura, perché è ancora incatenata all'intelletto. E quindi c'è questo problema della natura già nello spirito del cristianesimo, e c'è una differenza e una vicinanza con l'Hegel del sistema. Perché? Perché nello spirito del cristianesimo, come tu giustamente notavi, però la soluzione è ancora una figura, sia nel senso che è una figura storica, cioè la Grecia, che appunto non è né dominatrice né divoratrice della natura, ma è plasmatrice della natura, sia perché appunto quindi sia una figura storica, sia perché è proprio la figura, cioè la soluzione per lo Hegel dello spirito del cristianesimo, non sarà più così per lo Hegel del sistema, è proprio la figura, cioè il dare figura alla natura, non dominarla e non divorarla, e non sarà ovviamente più così e non potrà più essere così per lo Hegel del sistema, in cui la natura poi entrerà invece nel modo in cui tu ricordavi, quel modo paradossale alla fine della scienza della logica, in cui è la stessa trasparenza dell'idea, in quanto trasparenza essere opaca e diventare l'opacità dell'estensione, però nell'un caso o nell'altro in forme diverse, cioè come possibilità di un'armonia dovuta al lavoro plasmante nello spirito del cristianesimo, e nello stesso tempo, cioè nella natura, nello spirito del cristianesimo la natura è il cardine della critica al giudeo-cristianesimo,
perché il giudaismo la domina e il cristianesimo la divora, però è anche la possibilità invece di un rapporto armonico nella Grecia che invece la plasma e la forma. E questo è la natura per il giovane Hegel, che però appunto è in qualche modo armonica solo perché natura messa in figura, solo perché natura plasmata dalla mano dell'uomo. Nell'ora che il sistema di gioco è completamente diverso, la natura invece entra, come dici tu, in quel modo paradossale, perché è l'uscita fuori di sé dall'idea e nello stesso tempo è ciò che è altro da sé in se stessa e quindi la sua identità nello spirito. E però sia nel un caso sia nell'altro il problema è che il problema da risolvere è esattamente quello che dici tu, cioè come immaginare un'unità che non sia proprio in quanto unità contrapposta alla contrapposizione. Però nello spirito io risolvo con una figura, cioè lavorare l'idea del greco del plasma, nel sistema la risolve, ritiene, pretende di risolverla con appunto il doppio movimento, quel doppio gesto per cui l'idea al culmine della sua trasparenza è in quanto trasparenza estensione e quindi è mera alterità e a sua volta la natura in quanto alterità in se stessa alla sua identità come spirito. Ti ringrazio, sono d'accordo soprattutto sulla prima parte. Quello che però io tentavo di mostrare era come quello che hai detto tu, appunto il tema della classicità della figura del tempio, per dire, no, del culto religioso dei greci, della Grecia classica, in questa relazione, cioè almeno in quello che ho cercato di presentare, cioè tema che è già presente proprio dai primissimi scritti dello Stift sulla religione cristiana e pagana, no? Come c'è anche in Schelling, mi interessava mostrare in questo caso, perché è vero quello che dici tu, dalla prima battuta dello spirito del cristianesimo, c'è subito il tema della natura, Abramo non volle amare, e quindi il sacrificio, quindi invece subito il paragone con l'amicizia, no? Greca, che invece era proprio Deucalione. Ma quello che cercavo di mostrare, spero che si sia almeno visto un po', è che in Hegel questo momento classicistico, organicistico classicistico, è proprio, cioè rischia talvolta di essere quel momento dogmatico, no? di essere sovrastimato rispetto appunto al movimento invece della scissione. Cioè come se fosse una tentazione che Hegel si porta dietro. Questo nell'estetica è chiaro. Cioè questa è la critica che fa Zondi a Hegel, non sul classicismo dell'estetica hegeliana, sulla coincidenza di forma e contenuto che rimane l'ideale dell'arte, rispetto a cui l'arte è decadenza, è cosa del passato, e rispetto a cui non si può porre il problema della lingua come altro dallo spirito, perché Hegel vede soltanto il segno come un rimando all'interiorità. E la grande accusa di Zondi è proprio al classicismo latente hegeliano, e questo può essere visto qui come la tentazione dogmatica che agisce Hegel, la tentazione armonicistica, no? Quella dell'armonizzazione. Quindi è giusto quello che dicevi, ma spero si sia visto pure questo movimento, diciamo, che no, sono così d'accordo, così pienamente d'accordo con te che ritengo, anche se da una parte no, sono d'accordissimo con te, infatti per questo dicevo la natura gioca un ruolo diversissimo nello spirito e nel sistema, perché lui poi nel sistema non potrà più, io addirittura arriverei a dire che Hegel diventa sistematico nel momento in cui si rende conto che non si può più permettere quella conciliazione armonica, quella, diciamo, l'idea per cui la Grecia fosse la figura greca, ecco, io credo che Hegel diventi filosofo, diciamo, la famosa lettera Schelling, e nel momento in cui si rende conto che la conciliazione non può più essere figurale e quindi non può più essere greca, perché nello spirito del cristianesimo c'è ancora questa cosa, per cui la conciliazione è la Grecia, cioè, ed è la figura perché è la Grecia. Quando lui si rende conto, e tu hai perfettamente ragione nel citare l'estetica, che una conciliazione definitiva non può più essere figurale, e allora c'è il sistema con tutti i problemi che pone il sistema e con la, tra virgolette, soluzione che indicavi tu alla fine. Sono pienamente su questo, come parlo Paolo pure parlerà, perché poi lui che ci dirà. Va bene, allora andiamo avanti.